Per voto di scambio elettorale arrestate alla Guardia di Finanza l'ex sindaco di Vittorio Giuseppe Nicosia, il fratello Fabio e altre 4 persone. Per tutti e 6 gli arrestati domiciliari. Una città stordita, quasi incredula, notizia l'arresto dei fratelli Nicosia da parte dei finanzieri e la politica torna a interrogarsi sul perché i cittadini ne hanno ormai la nausea. No alla morte delle Maia, lo affermano con fermezza la segretaria del PD in merito all'argomento che riguarda proprio la fiera e che avrà discusso stasera in Consiglio Comunale. Pubblicato sul sito del MIUR un avviso pubblico per la messa in sicurezza delle scuole. Per la senatrice del PD Venera Padua si tratta di un'occasione ghiotta che gli enti locali non possono perdere. Donata alla Biblioteca Comunale Alfieri di Vittorio 45 libri di pubblicazione recente, il nobile gesto della professoressa Maria Teresa Millefiore alla struttura intitolata al marito. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia. Tremano in questo ripalazzi della politica a Vittorio dopo la notizia piombata stamani in città, scuotendo naturalmente gli ambienti politici, con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso, arrestati dalla Guardia di Finanza di Catania l'ex sindaco Giuseppe Nicosia, il fratello Fabio e altre 4 persone, tutti ai domiciliari. I particolari dell'operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è svolta stamani presso la Procura della Repubblica di Catania, presente il procuratore distrettuale Carmelo Zuccaro. Una bomba a ciel sereno, quasi. La città di Vittorio si è infatti svegliata stamani stordita, in particolare negli ambienti politici, alla notizia di 6 arresti ai domiciliari, tra cui l'ex sindaco Giuseppe Nicosia e il fratello Fabio, insieme a Gian Battista Pucci e Venerando Lauretta, entrambi già condannati per associazione mafiosa. Ad eseguire i provvedimenti restrittivi, i finanzieri del comando provinciale di Catania, accusa per tutte di scambio elettorale politico-mafioso, in relazione alle elezioni amministrative del 2016. L'ex sindaco di Vittorio era reduce da 2 vittoriose campagne elettorali, la prima nel 2006, la seconda nel 2011. L'anno scorso, invece, la sua coalizione, col PD punto di riferimento, con la candidata Lisa Pisani, non arrivò neanche al ballottaggio e vide alla finestra la sfida tra Francesca Hill e Giovanni Moscato, vinta dal candidato della destra. Numerosi in questo ricommento le reazioni del mondo politico alla notizia degli arresti. Tra le tante, quella dell'ex sindaco Francesca Hill, che si è detto umanamente scosso e dispiaciuto per l'accaduto, ricordando anche quel Giuseppe Nicosia che aveva visto crescere, che aveva contribuito a lanciare nel mondo della politica, gratificandolo anche di alcuni assessorati. Poi fra i due andò a finire come tutti sanno, ma questa è un'altra storia. Il voto di scambio elettorale è sempre esistito, rimane purtroppo una piaga difficile da estirpare, anche per questo, ma non solo ovviamente, che la stragrande maggioranza dei cittadini oggi vede ormai la politica lontana dalle proprie esigenze, dalle proprie aspettative. Il nostro editoriale. Alla fine la questione morale torna sempre nel cielo sempre più grigio e offuscato della politica, diventato ormai nauseante per molti cittadini che non vogliono più sentirne parlare. Ma rimane sempre una parte consistente che vota politici che poi disprezza, mentre un'altra parte di voti, e la storia lo insegna, viene controllata con un meccanismo che ha poco o nulla di legale e di democratico, ossia il voto di scambio. Da anni, dopo tanti scandali e anche tanti arresti, molti sperano ancora in un punto di svolta che però non arriva mai. Anzi, il perdurare della crisi economica e la forbice sempre più ampia tra nuovi ricchi e nuovi poveri ha dato nuova linfa a questo fenomeno che sembra impossibile da arginare. Ai tempi della vecchia DC si barattava il voto per un piatto di pasta, un paio di scarpe, fotografia di un paese che si avvicinava lentamente al benessere, conquistato con fatica dopo la guerra. Oggi ci troviamo invece col voto di scambio criminale e con quello che invece accelera i diritti, ossia rivolgendosi alla politica per ottenere quello che altrimenti non si potrebbe ottenere. E mentre nei paesi evoluti si vota per un politico e non per l'avversario, da noi non è così, e a vincere alla fine è solo il voto utile a se stessi e agli amici. Alla notizia di questi arresti nel comune di Vittorio per scambi elettorali, il Codacons ricorda che nel giugno 2016, appunto l'anno scorso, si è costituita parte offesa nel procedimento penale. Il Codacons ricorda anche di aver chiesto sempre lo scorso giugno al ministro dell'Interno e al prefetto di considerare la possibilità di sospendere l'elezione, visto il pericolo di infiltrazione appunto mafiose, aveva chiesto la nomina urgente di un commissario prefettizio.
Voltiamo pagina, no alla morte delle mai, lo afferma con decisione il PD di Vittoria in merito proprio agli atti che stasera il Consiglio Comunale, se approvati, porteranno, dice il PD, alla fine della fiera e alla sua privatizzazione. L'incapacità di questa amministrazione comunale si palesa ogni giorno di più. E quanto affermo dal PD di Vittoria a proposito alla seduta consiliare di questa sera, in cui, se verranno approvati determinati atti, sarebbe la fine delle mai che verrebbe privatizzata. PD che si dichiara dunque fortemente contrario a queste funeste scelte amministrative che rappresentano, rimarcano dalla segreteria, una sconfitta per l'intera comunità e il tessuto commerciale della città. Per il PD l'amministrazione vuole svendere le mai e farla gestire non più da un'azienda speciale, bensì da una società a capitale privato, con tutto ciò che ne consegue, ad esempio con la prevalenza della logica del profitto a tutti i costi, a discapito invece della valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. E aleggia forte il sospetto che la fretta e l'approssimazione con cui si stanno approntando gli atti per liquidare la fiera nasconda la necessità di sanare l'organizzazione da parte la Vittoria Mercati dei prossimi eventi previsti al polo fieristico, senza tuttavia alcuna regolamentazione del rapporto tra la stessa Vittoria Mercati e le Maia. E il tutto, concludono il PD, in piena violazione di legge. Il senatore Giovanni Mauro, commissario di Forza Italia per la provincia di Ragusa, ha provveduto in questi giorni alla nomina di Marco Greco quale nuovo commissario del partito a Vittoria. Greco, 42 anni, avvocato, ha ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale, conoscitore delle dinamiche di partito, avendo sempre militato nell'area del centrodestra. Pubblicato nel sito del MIUR un avviso pubblico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per la senatrice del PD Venera Padua, è un'occasione che gli enti locali non possono e non devono perdere. È fondamentale per gli enti locali del nostro territorio cogliere questa occasione concessa dal governo per le regioni del sud. E quanto afferma la senatrice del PD Venera Padua, all'indomani della pubblicazione sul sito del MIUR dell'avviso pubblico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In Sicilia in particolare, spiega la Padua, le risorse disponibili ammontano a 115 milioni di euro, con il limite di 3 milioni e 200 mila euro per gli interventi che riguardano ogni istituto. È bene quindi che ci si attivi con prontezza per non perdere questa ghiotta occasione per le scuole della provincia Iblea. Per esempio, continua la senatrice del PD, si potrebbe utilizzare il finanziamento per alcuni primi interventi da realizzare sul Palazzo degli Studi di Modica, che ospita lo storico liceo classico, punto di riferimento della cultura locale e istituzione che ha formato negli anni generazioni di studenti. La Padua ha invitato quindi il commissario del Libero Consorzio Comunale Dario Cartabellotta a convocare in tempi brevi una conferenza dei servizi per riunire tutti i soggetti interessati e concordare una strategia la più opportuna per la partecipazione al bando. Un dono di 45 libri alla Biblioteca Comunale di Vittoria. Protagonista del nobile gesto la professoressa Maria Teresa Millefiori, che ha donato i volumi alla struttura intitolata, tra l'altro, al compianto marito, il professor Angelo Alfieri. Il sindaco di Vittoria Moscata e l'assessore alla cultura Daniele Scrofani hanno ricevuto a Palazzo Iacolo la professoressa Maria Teresa Millefiori, che ha donato 45 libri alla biblioteca intitolata al marito, il compianto professor Angelo Alfieri. Lo stesso Scrofani ha pertanto ringraziato la professoressa Millefiori per il bellissimo gesto che contribuisce, ha detto, ad arricchire il patrimonio della biblioteca comunale. La professoressa, ha spiegato l'esponente di giunta, ha messo a disposizione una somma di denaro e abbiamo scelto insieme di acquistare per il nostro catalogo diverse nuove uscite best seller in modo tale da offrire un ventaglio di letture al passo con i tempi. Si tratta quindi di un bellissimo omaggio alla memoria del marito, ha sottolineato Scrofani, al quale è intitolata la nostra biblioteca, mentre non va dimenticato come la cultura è un fondamento importante per la crescita civile e sociale di Vittoria, per cui i libri sono uno strumento per formarci e per ampliare i nostri orizzonti. Marina di Ragusa, adesso dove mancano le pensiline nelle aree di attesa per gli autobus extraurbani, a segnalare il problema il Movimento Territorio, che chiede all'amministrazione comunale di fare un piccolo sforzo. Chiediamo un piccolo sforzo all'amministrazione comunale, una spesa contenuta per realizzare a Marina di Ragusa delle pensiline che riparano gli utenti e gli autobus extraurbani dalla pioggia durante la stagione invernale e dal sole battente in estate. E la richiesta che parte al Movimento Territorio con il riferimento appunto ad un problema che nella frazione riverasca, quello delle pensiline, è stato più volte segnalato dai diretti interessati. In effetti, continuano da territorio, nelle aree poste sotto attenzione è facile riscontrare che le stesse non godono di alcun tipo di protezione. Significa che chi è in attesa deve fare i conti con le varie intemperie quando le stesse, specie nella stagione invernale, vanno a verificarsi. Quindi la richiesta all'amministrazione comunale, con l'auspicio che possa dimostrare con la giusta sensibilità al problema,
un'esigenza da parte dei cittadini che si rende assolutamente necessaria. Dal movimento ragusano, in ogni caso, rimarranno vigili affinché la richiesta venga presa nella dovuta considerazione. Apriamo adesso la pagina dello sport. È proprio una festa dello sport, ma anche di fratellanza e amicizia tra i popoli, quella in sintesi, che racchiude la 17ª edizione del torneo internazionale di calcio a 5 città barocca, tra le forze di polizia di tutto il mondo. Sullo sfondo c'è però anche un'iniziativa benefica. Con gli inni nazionali, le bandiere e le sfilate delle varie delegazioni straniere, ha preso il via ieri sera a Ragusa la 17ª edizione del torneo internazionale di calcetto dalle forze di polizia di tutto il mondo. Quest'anno è la Sicilia ad ospitare infatti per la prima volta questo torneo internazionale che si svolge nel segno del fair play, della fratellanza e dell'amicizia tra i popoli. Non solo sport dunque, ma anche la voglia di ritrovarsi insieme per un momento di conforto e valorizzazione della professione. 170 poliziotti da tutto il mondo arrivati a Ragusa per l'appuntamento sportivo promosso al gruppo sportivo della Polizia Municipale e abbinata all'undicesima edizione Coppa Barocca. Una partecipazione che avviene anche nel segno della beneficenza, visto che tutti i partecipanti doneranno una somma per il reparto dei tumori infantili di Catania. La manifestazione, grazie anche al supporto dell'amministrazione comunale di Ragusa e di vari sponsor privati, oltre alle gare da disputare, prevede anche escursioni in Sicilia, mentre domenica prossima ci si ritroverà tutti insieme per la premiazione dei vincitori del torneo e per assistere al concerto tributo ai Pink Floyd con la cover band Pink Swan. Il calcio, il Ragusa si aggiudica la gara d'andata, il secondo turno di Coppa Italia dilettanti contro l'Avola all'Aldo Campo, 3-1 abbastanza rassicurante in vista del match di ritorno. Intanto domenica ritorna il campionato e sempre all'Aldo Campo c'è il difficile match contro il Città di Scordia. Una bella vittoria che ci rincuora in vista l'arrivo domenica prossima del Città di Scordia, una vera e propria corazzata. Questo è il commento di Filippo Raciti nel dopopartita di ieri, dopo la gara d'andata la Ragusa contro l'Avola, superata per 3-1. Sfruttato finalmente il fattore campo con determinati meccanismi che sono sbloccati, anche se la squadra concretizza meno rispetto a quanto costruisce. Per Raciti la squadra è comunque in crescita, oltre ad avere ancora margine di miglioramento. In rassegno sono andati per la cronaca il solito Rimaudo, Scerra sul calcio di rigore, e Manfrè, reti arrivate tutte nel secondo tempo, dopo una lunga fase di studio nel primo tempo dalle due formazioni. Adesso l'attenzione al match di domenica prossima, sempre all'Aldo Campo contro il Città di Scordia. Per il tecnico azzurro serve anche il sostegno del pubblico, cogliendo poi anche l'occasione per ringraziare tutti quei tifosi accorsi numerosi domenica scorsa a Palazzola Grede. I motori, grande successo nel fine settimana per il motoraduno Monti Iblei, grazie ai 110 partecipanti, soprattutto provenienti da ogni parte d'Italia. Sabato a Ragusa ci sarà anche la presentazione di un libro. 110 in tutto tra moto e vespa al motoraduno Monti Iblei che ha animato lo scorso fine settimana a Ragusa. I centauri, arrivati da ogni parte d'Italia, hanno contribuito quindi a rendere frizzante la 2 giorni della manifestazione, promossa come ogni anno dal Motoclub Ragusa Touring. Un successo anche la cena a base di prodotti tipici locali, mentre nella segreteria della kermesse motoristica era stato allestito un banchetto per la vendita di gadget andati a ruba, oltre al libro di ricette ragusane di Franco Bocchieri. Il ricavato di queste vendite è stato poi consegnato ai responsabili per Ragusa del progetto Tanzania. Dall'organizzazione del Motoclub Inorte anche il ringraziamento al Comune di Ragusa per il supporto fornito, oltre a tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno permesso la realizzazione della manifestazione motoristica. E non è ancora finita perché sabato prossimo, alle ore 18, presso il Caffè Sicilia, sarà presentato il libro di Andrea Fucira dal titolo Giro Vagabondo. Si tratta di un autore calabrese di 32 anni che sta facendo il giro d'Italia in Vespa e in 70 giorni ha già visitato 17 regioni. Consueta breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Siamo al riepilogo dei fatti in primo piano. Per voto di scambio elettorale arrestati alla Guardia di Finanza l'ex sindaco di Vittorio Giuseppe Nicosia e il fratello Fabio e altre 4 persone.
per tutti e sei gli arresti ai domiciliari. Una bomba a ciel sereno che ha scosso stamani la città, gli ambienti della politica, alcuni fratelli Nicosia ai domiciliari, anche Giambattista Pucci e Venerando Lauretta, entrambi già condannati per associazione mafiosa. Una città stordita, quasi incredula, notizia l'arresto dei fratelli Nicosia da parte dei finanzieri, e la politica torna a interrogarsi sul perché i cittadini ne hanno ormai la nausea. Da anni di scandali e arresti si è continuato a sperare che la piaga del voto di scambio potesse avere un punto di svolta, che però non è mai arrivato. Una piaga accentuata dalla crisi, ancora presente in vaste fasce della popolazione. No alla morte delle Maia, lo affermano con fermezza la segrete del PD in merito all'argomento che riguarda proprio la fiera e che avrà discusso stasera in Consiglio Comunale. Se verranno approvati determinati atti, per il PD sarebbe la fine delle Maia che verrebbe privatizzata. L'amministrazione in questo modo svende le Maia per farla gestire non più da un'azienda speciale, ma da una società a capitale privato. Pubblicato sul sito del MIUR un avviso pubblico per la messa in sicurezza delle scuole. Per la senatrice del PD Venera Padua si tratta di un'occasione ghiotta che gli enti locali non possono perdere. In Sicilia, spiega la Padua, le risorse disponibili ammontano a 115 milioni di euro, con limite di oltre 3 milioni per gli interventi che riguardano ogni istituto. Invitate il Libero Consorzio a convocare a breve una conferenza dei servizi. Donate alla Biblioteca Comunale Alfieri di Vittoria 45 libri di pubblicazione recente, il nobile gesto della professoressa Maria Teresa Millefiore alla struttura intitolata al marito. A ricevere a Palazzo Iacono la professoressa e il sindaco Moscato e l'assessore Scrofani, l'esponente di giunta ha spiegato che la docente ha messo a disposizione una somma di denaro e insieme è stato quindi scelto proprio l'acquisto dei 45 libri. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.